Io con Calzona ho speranze per il futuro e sono, non dico convinto, ma sono abbastanza sicuro che ci riporterà in Europa. E allora, signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, ho detto il Darion, e oggi siamo qui riuniti per discutere di una notizia, come posso dire, clamorosa, anche se fino a un certo punto è clamorosa. Walter Mazzarri sarà esonerato questa giornata e al suo posto arriverà Francesco Calzona. Arriverà prima della partita col Barcellona. Prima di parlarne, però, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi, perché ci sono tante persone che guardano il video ma non si iscrivono. Io lo so, quest'anno seguire il Napoli sembra quasi una tortura, però fatelo per me. Pensate a me e iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella. E scrivetemi nei commenti un po' un vostro parere su questo arrivo di Calzona. Ecco, siete contenti, siete soddisfatti oppure volevate vedere altro? Ora, detto questo, vi dico la mia. Allora, ragazzi, innanzitutto penso che su una cosa siamo tutti d'accordo: Mazzarri andava esonerato. Purtroppo ha ulteriormente affossato il Napoli, lo ha preso al quarto posto e lo lascia al nono posto a pari punti col decimo, quindi a un passo dalla zona destra della classifica. Lascia un Napoli che è diventato il peggior attacco della Serie A da quando è arrivato. Lascia un Napoli che da 1,75 di media punti passa a 1,25. Diciamo numeri da zona risicata della salvezza. Quindi lui purtroppo non è venuto a dare una mano, anzi, cioè, la mano l'ha data, ma in maniera assolutamente negativa. È la cosa più brutta da vedere è che ha totalmente fatto perdere ai ragazzi l'identità di gioco. Cioè, questo Napoli non sa più chi è, non ha più niente. Al suo posto arriva Calzona. Ora, io non sapevo, onestamente, lo ammetto, non sapevo dell'esistenza del doppio incarico. Cioè, non credevo che un allenatore della nazionale potesse allenare in contemporanea anche un club. Questa cosa mi era nuova. E diciamo che questa notizia è stata abbastanza rassicurante perché fino a ieri si parlava di Giampaolo. Ok, ora Mazzarri andava esonerato, ma esonerarlo per poi prendere Giampaolo, a mio avviso, sarebbe stato inutile, ok? Perché Giampaolo, un allenatore comunque che ha collezionato anche lui, ha collezionato più fallimenti che panchine fra poco. La sua ultima esperienza importante è stata, che ha funzionato, è stata alla Sampdoria, ma parliamo di tanti bei anni fa. Giusto per dirvi quanto è passato, c'aveva Zapata e Quagliarella, quando Quagliarella era ancora un signor giocatore. È andato al Milan, anche se era un Milan abbastanza messo male, e fu esonerato dopo 7 giornate. Quindi, cioè, andare a prendere Giampaolo avresti ulteriormente peggiorato la situazione, secondo me. La cosa che mi sorprende, sapete qual è? Allora, innanzitutto mi fa piacere che De Laurentiis abbia deciso di cambiare allenatore, perché vuol dire che ha a cuore comunque l'accesso all'Europa per l'anno prossimo. Secondo me per due motivi principali. Allora, la Champions League, ragazzi, è andata. L'Europa League è ancora lì, hai Fiorentina, Lazio e Roma. Queste sono le tre principali squadre. Quindi te la puoi ancora giocare per il sesto barra settimo barra ottavo posto, perché con i 5 posti in Champions, l'ottavo posto potenzialmente può valere per la Conference. Quindi l'Europa minore è ancora lì. E andare in Europa, ragazzi, che sia Europa League o Conference, è importante per due motivi. Uno è per il ranking UEFA. È sempre un bene andare in Europa, anche se non è la Champions. Il ranking ne risenterà, ma ne risenterà sicuramente meno del non andarci proprio in Europa. E poi l'altra cosa importante è il valore di mercato della rosa, ragazzi, perché l'anno scorso, prima di iniziare il campionato, la rosa del Napoli valeva tipo 400 milioni, 430, una roba del genere. Con lo scudetto vinto, la rosa arrivò a valere 600, più di 600 milioni. Piccola parentesi per tutti quelli che dicono che l'allenatore non incide sul rendimento di una rosa. Quest'anno, io ho già visto su Transfermarkt, però Transfermarkt fino a un certo punto, la rosa oggi vale 530 milioni, quindi un centinaio di milioni si sono già persi. E se tu non vai in Europa, questo valore
continuerà a calare sempre di più. Andare in Europa è anche un modo per fermare l'emorragia del depauperamento della rosa. Guardate che termini utilizzo. Andare in Europa League o in Conference piuttosto che in Champions porterà sicuramente a una diminuzione del valore della rosa, ma sicuramente è una diminuzione minore rispetto a non andarci proprio in Europa. Ecco, quindi De Laurentiis ha tutte le motivazioni del mondo per tornare in Europa quest'anno. E con Cazzona, secondo me, alla fine ce la faremo. Perché dico questo? Allora, perché innanzitutto, ragazzi, a oggi la cosa più importante da fare e ridare ai ragazzi un'identità. I giocatori per me sono stati quest'anno in parte importanti, diciamo all'80% sono state delle vittime di questa gestione scellerata da parte della società e anche da parte degli allenatori. Dico 80% e non 100% perché poi a un certo punto, quando si è arrivato proprio a toccare il fondo, lì deve uscire anche fuori l'orgoglio, la dignità, dire cazzo, noi siamo i campioni d'Italia, adesso dobbiamo far qualcosa, non possiamo continuare a fare schifo. Sta cosa purtroppo quest'anno non l'ho vista. Garcia e Mazzarri hanno ucciso questi calciatori. Cazzona per me è un allenatore che può riportare in questi ragazzi l'identità di gioco. Perché? Perché Cazzona, ragazzi, è uno che ha fatto parte, diciamo, è già stato a Napoli, lui era il secondo di Sarri quando era a Napoli. Cazzone era quello che si curava della fase difensiva del Napoli, di Sarri, fase difensiva fatta di difesa alta e riaggressione. È stato collaboratore di Spalletti, stava nello staff di Spalletti il primo anno, quindi c'è già stato a Napoli. Ha nel suo bagaglio da allenatore comunque l'esperienza di Sarri e Spalletti, quindi una base importante ce l'ha. L'anno scorso ha avuto la chiamata da CT della Slovacchia, quindi ha avuto la possibilità di fare l'allenatore, non più, diciamo, il gregario di uno staff. E da CT della Slovacchia ha fatto grandi cose. Io, ragazzi, durante la qualificazione agli europei me la sono vista la Slovacchia. Era una squadra che comunque non aveva questi grandissimi nomi, ma girava bene e aveva un'identità di gioco fatta ad hoc per valorizzare e migliorare le prestazioni dei calciatori. Non a caso vanno agli europei, la Slovacchia andrà agli europei e non aveva un girone facilissimo. Il lavoro di Cazzona alla Slovacchia è stato ottimo. C'è Lobotka, quindi Lobotka sarà sicuramente l'uomo di Cazzona. E per me, quindi, con Cazzona e Napoli tornerà quantomeno ad avere un'identità. E secondo me, questa cosa porterà poi a fine anno al ritorno in Europa. Non so dirvi Europa League o Conference, ma per me, con Cazzona in Europa ci torniamo. A mio avviso, questa è la scelta migliore che poteva fare De Laurentiis, piuttosto che affidare la squadra a Giampaolo, a Ballardino, a Cannavaro. Bravo De Laurentiis, qua ti dico bravo perché hai fatto, secondo me, la scelta migliore che potevi fare. Però non dobbiamo fermarci qui. A giugno si deve prendere un DS importante che vada a lavorare con Calzona, perché ragazzi, per me Calzona, cioè il contratto gli è stato fatto fino a giugno. Ma secondo me Calzona è già stato preso per partire a giugno con il nuovo progetto. Cioè Calzona per me sarà l'allenatore del nuovo progetto del Napoli che partirà a giugno. Perché Calzona non è un traghettatore. È comunque una scommessa, perché a livello di esperienza da allenatore ha avuto solo esperienza con la Slovacchia, ok? Che tra l'altro continuerà a fare, cioè farà il doppio incarico. Ora non so onestamente se dopo l'Europeo continuerà a fare il CT della Slovacchia, però per me Cazzona la prossima stagione sarà l'allenatore del Napoli e ripeto, lui non è un traghettatore, è un allenatore con cui puoi costruire un progetto da zero. Tra l'altro nello staff di Cazzona ci sarà Hamsik e questa è una bella, romanticamente una bella cosa. Bisognerà capire che ruolo avrà. Hamsik nella Slovacchia, se ricordo bene, faceva il team manager, ma il team manager ce l'abbiamo già che è Santoro. Quindi bisognerà capire che ruolo avrà. Secondo me sarà un po', diciamo, sarà un po', come posso dire, lo Zanetti della situazione. Cioè sarà quella figura che in dirigenza abbiamo non so quante volte chiesto a gran voce in questi anni. Però di certo sarà, penso, un collaboratore. Sarà uno che manterrà il contatto con lo spogliatoio. Cioè per me lo spogliatoio con Hamsik
non può che giovare di tutto, tutto. Quindi è un'ottima cosa questa, secondo me. E tra l'altro, nello staff di Calzona ci sarà anche Sinatti, che era il preparatore atletico di Spalletti l'anno scorso, che quest'estate se ne andò perché non voleva restare con col preparatore atletico di Garcia. Quindi, allora, qui c'è da fare un piccolo aggiornamento, perché allora Calzona ha già detto sì e su quello non ci sono dubbi. Per quanto riguarda lo staff, Amsic è ancora in dubbio, pare che non ci sarà. Invece Sinatti sembrerebbe confermato, quindi sulla presenza di Amsic, ragazzi, dobbiamo ancora un po' aspettare, però Sinatti e soprattutto Calzona ci saranno. Questo arrivo di Calzone è come se fosse la naturale conseguenza di Spalletti. Io non posso far altro che augurare buona fortuna a Calzona. Ovviamente, ragazzi, io per la partita di mercoledì non ho grandi speranze, cioè Calzona non può fare miracoli in un giorno. Non avevo speranze con Mazzari, non ce le ho adesso con Calzona. Possiamo soltanto sperare che esca fuori un risultato che ti permetterà poi a marzo di giocarti ritorno. E a marzo io credo che cominceremo a vedere un Napoli diverso. Ovviamente dobbiamo dargli un minimo di tempo per arrivare e capire la situazione, ragazzi, perché cioè Calzona non è che arriva, schiocca le dita e magicamente il Napoli diventa il Manchester City. C'è bisogno comunque del tempo, anche se il tempo, me ne rendo conto, ce n'è pochissimo, anzi non ce n'è proprio, però dobbiamo darglielo un minimo di tempo per capire. Però vi ripeto, io con Calzona ho speranze per il futuro e sono, non dico convinto, ma sono abbastanza sicuro che ci riporterà in Europa. Vediamo cosa combinerà. Questi 3 mesi, ragazzi, penso che che ce li vedremo con un po' più di interesse e di curiosità per quello che farà Calzona. Quindi, detto questo, fatemi sapere la vostra. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella che è totalmente gratis. E niente, noi ci vediamo domani, probabilmente. Sempre e comunque forza Napoli. E adesso, ragazzi, questi 3 mesi penso ce li godremo un po' meglio. We'll be right back.